La storia del calcio senza Zlatan Ibrahimovic sarebbe incredibilmente più povera. Dal ghetto di Rosengard alla conquista del mondo, dalla povertà alla sfrenata ricchezza, sempre con l'ostinata tenacia di un predestinato al quale, però, nulla è stato regalato. Un viaggio che comincia dalla periferia di Malmo il 3 ottobre 1981, la casa di un ragazzo che imparerà a splendere di luce propria per percorrere un cammino dorato, esattamente come il suo nome, Zlatan, che in slavo significa proprio dorato. Ibrahimovic, in mezzo a Larsson, Svensson, Jansson e così via, ma lui è diverso. Rosengard è la sua palestra di vita. Col tempo impara a combattere per essere unico, dare 10 per ottenere 1, doversi spingere continuamente oltre i propri limiti per arrivare al pari degli altri, rinunciare a tanto per ottenere tutto. Da sempre infatti odia l'alcol e il fumo, a tal punto che rovescia le lattine di birra del padre nel lavandino e fa sparire i pacchetti di sigarette della madre. A scuola, alla domanda esplicita del tema «Cosa farai da grande?», risponde deciso «Sarò un calciatore professionista, giocherò in Serie A e avrò case e auto di lusso». Non scambiatela per presunzione, questa si chiama consapevolezza dei propri mezzi. La stessa che gli fa sbattere la porta in faccia ad uno degli allenatori più importanti del mondo, quando nel 2001 vola a Londra per incontrare Arsène Wenger. Il francese gli propone un provino per l'Arsenal. «Zlatan non fa prove, o mi prendi o no, non voglio perdere tempo», risponde Ibrahimovic. Meglio l'Ajax allora. L'ambientamento ad Amsterdam non è semplice. Ibra è abituata a ricevere la palla sui piedi e inventare una giocata dopo l'altra. Individualista, egoista, i tifosi non sono contenti del suo impatto e iniziano a fischiarlo. Ha bisogno di una svolta nella sua vita. L'incontro con Mino Raiola è senza dubbio il breaking point della carriera di Zlatan. Lo stupido ciccione idiota, come ama chiamarlo lui, al primo appuntamento si presenta con una goffa camicia floreale e degli improbabili pantaloncini corti. Mostra Ibra le statistiche di Shevchenko, Inzaghi e Vieri e lo provoca. Tu hai fatto 4 gol in 21 partite, come posso trovarti una squadra così? Ne nascerà un rapporto unico nel mondo del calcio che trasformerà Zlatan da giovane promessa a campione di fama mondiale. Mino lo porta in Italia, alla Juventus, esaudendo il sogno di Zlatan, giocare in Serie A. La trattativa con Moggi merita un capitolo a parte nella nostra storia. Raiola tira la corda, Ibra impaurito gli sussurra, Mino chiudila, chiudila, ma il suo procuratore non molla la presa e alla fine non solo trova l'accordo con la Juve, ma fa inserire nel contratto anche una Ferrari Enzo. Una delle ultime 3 rimaste in Italia, si muove Montezemolo in persona per trovarla. Del Piero, Nedved, Trezeguet, Ibra in mezzo alle stelle del calcio mondiale, ma con ancora la pesante etichetta dell'attaccante che segna poco. È Fabio Capello a trasformarlo in un bomber letale, ti tolgo l'Ajax dal corpo, gli urla ad ogni allenamento. Adesso sì che Zlatan è pronto per esplodere tutto il suo talento. Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United. Ibrahimovic diventa la punta centrale più devastante del mondo, sempre con un'unica grande ossessione, fare di più a qualunque costo. Anche rinunciando all'amore dei tifosi, che ormai sanno che il suo unico obiettivo è diventare il numero uno del pianeta. Dove va, vince, anzi stravince, facendo sempre la differenza. Tranne a Barcellona, dove incrocia il suo percorso con Pep Guardiola, uno istrionico e sicuro di sé, l'altro timido e pacato. Due mondi paralleli destinati a non incontrarsi mai, come raccontò la notte del 28 aprile 2010, quando l'Inter di Mourinho eliminò il Barcellona di Zlatan e Pep in semifinale di Champions League. Nella sua incredibile carriera, Ibra incontra un unico e imbattibile avversario, il tempo. All'età di 36 anni arriva anche per lui il momento di abbandonare il calcio europeo, con il rammarico di non aver mai vinto la sua più grande ossessione, la sua più grande paura, la Champions League. Questa è la storia di Zlatan Ibrahimovic. Iscriviti al canale, commenta e scrivi chi vorresti nel prossimo video. Ciao!